Ritorniamo di nuovo qui dalla giornata delle idee di Mantova. Ormai l'incipit è sempre lo stesso, possiamo dire le stesse quattro parole all'inizio, poi sempre così. Oggi a me mi sto anch'io perdendo. Qui dalla giornata delle idee di Mantova, carissimi, ho conosciuto chi voi, con queste due artisti, no? In qualche modo. Lei scrive e tu dipingi. Correggetemi il fatto. Tra l'altro, caro Saic, non so se mi senti tu, agli ascoltatori sì, che tu sei stata anche nostra ospite in un'altra occasione con Luisa, intervistata appunto per il tuo libro. Esatto. Che stavi raccontando. Quindi magari partiamo, parto da te e dopo arriviamo a lui. Ti piace che facciamo questo passaggio? Quindi dici un pochino che cosa fai, anche se parte lo sappiamo, ma chi sei prima di tutto? Beh, allora, ciao a tutti, salve, io sono Sara Alvarello e sono qua di Mantova. La prima intervista che mi è stata fatta da Saius è per l'uscita del primo libro nel 2013, Disillusioni Felici. Nel frattempo ho scritto un altro libro uscito a luglio e ho partecipato a raccolte antologiche di svariato tipo di concorsi nazionali e internazionali e siamo quota 9, quindi al momento ho due romanzi nel cassetto sulla mia esperienza in India che ho fatto 8 anni fa a contatto con bambini di strada e, all'interno di uno stage di cooperazione internazionale che si occupava di una missione umanitaria e niente, sono qua oggi la giornata delle idee, oltre che per stare al banchetto con Vittor, per supportarlo anche ho delle mie fotografie in fondo al vicolo, fotografie su Mantova, Skyline, zona Campo Canoa, fatte lo scorso anno in seguito a un concorso che è stato fatto e se qualcuno è interessato a venire a vederle oggi ancora in vivo, sera alle 8. E altrimenti sono disponibili anche per esibizioni fotografiche, mostre eventualmente, così in estemporanea improvvisando sulle quelle, ah, sì. Insomma, quindi, io aggiungerei tutto qui, cioè, scrive foto, viaggi in India, ma non viaggi che avete di piacere, ma viaggi impegnati. No, diciamo che qualcosina è fatto, diciamo. No, molto bella questa cosa, mi piacciono queste storie da raccontare. E tu che ne hai, tra i tuoi interessi e non solo. Tanta roba. E oggi, come dicevamo, sei qui non da solo, ma supporti e forse sopporti anche, non lo so. Questo non lo so, non mi è dato sapere. Vittor Adolfo Moni e c'è tanta altra roba. Mi dicevi, Vittor, ciao. Ciao, Vincile, il mio nome da cileno.